Ciao, bentornato, io sono Pasquale, bentornato sul mio canale. Ritorno oggi di nuovo assieme a collaborare con Massimo Cirignotta per questa serie dedicata al risparmio per i giovincelli come lui, o per persone attorno o di età inferiore ai 40 anni, che non sarei io praticamente. Per i vecchietti come me invece, ovviamente ti rimando al suo canale, col link che trovi anche qui sotto in descrizione, ma anche qui sopra da qualche parte, dove appunto troverai invece il mio intervento. In tale proposito, spero che queste due serie siano di tuo gradimento perché io e Massimo ci stiamo veramente, veramente divertendo tanto a registrarle, a farle, a prepararle. Anzi, spero che anche tu ti stia facendo beatamente i fatti nostri, accompagnato da qualche risata e ovviamente condito tutto con la conoscenza, seppur limitata e comunque non professionale, data dalla nostra esperienza personale. Nel primo appuntamento Massimo ti aveva illustrato appunto la motivazione o le motivazioni per investire e risparmiare in giovanissima età o giovane età come lui. Oggi il buon Massimo invece ti andrà a parlare dei possibili metodi per risparmiare ed investire ed anche con i vari rischi che possono essere connessi a queste metodologie. Se questa serie è di tuo aiuto, ti chiedo il piacere di lasciare un bel mi piace e di condividere questo video con tutte le persone a cui pensi possa risultare utile. Bene, ora non ti annoio più di tanto e passo la linea a Massimo. Pianeta Irlanda chiama Italia. Massimo, mi senti? La linea a te! Grazie Pasquale. Oh, ma sai che inizio a trovarmi bene in questo canale? Poi voglio dire, luce pagata, tavolo nuovo, computer. Quasi quasi rimango qui ancora per qualche video. No, dai, a parte gli scherzi, collaborare è una figata. E se avete l'occasione, provatelo, perché a mio avviso è altamente stimolante. Ma comunque, bando alle ciance che qua dobbiamo parlare di investimenti, di soldi. Che tipi di investimento posso consigliarti? Beh, prima di poterti consigliare il tipo di investimento, devo farti un'importante premessa. Investendo esponi il tuo capitale ad un rischio. Un rischio che meno sei preparato e più è pericoloso. Ma d'altro canto, anche non investire ti fa perdere del denaro. In che senso? Hai mai sentito parlare di inflazione? No? Te la riassumo in breve. Ogni anno aumentano prezzi di beni e servizi. Questi aumenti provocano una diminuzione del potere di acquisto. Complicato? Te lo semplifico ancora di più. Pensa a quando gli anziani dicevano un panino costava 1.000 lire, oggi un panino costa 2 euro, tra l'altro corrispondente a 3.873 lire, quindi 4 volte tanto in soli 20 anni. Ma il problema qual è? Che i prezzi aumentano, ma tu guadagni sempre lo stesso stipendio. Quindi cosa si andrà a creare nel tempo? Che tu guadagnerai sempre i tuoi, non lo so, sparo una cifra, 1.200 euro al mese e oggi sopravvivi. Tra 10 anni, per sopravvivere ce ne vorranno il doppio. Seguimi, perché lo stesso problema vale anche per i tuoi soldi in banca. Infatti, a differenza di come tantissimi italiani ti dicono, tenere i soldi, i tuoi risparmi in banca non è proprio la scelta ideale. Perché lasciando i tuoi soldi fermi in banca, non faranno altro che anno dopo anno valere sempre meno. Questo per dirti che anche se dovessi investire e perdere 100 euro l'anno, probabilmente sarebbe la stessa cosa anche se tu non facessi niente. Ma se tu investissi quei 100 euro, magari l'anno dopo potrebbero diventare 105 euro e quindi ammortizzare l'inflazione. Perché che tu lo voglia o no, l'inflazione esiste e arriva come un orologio svizzero. Quindi, dopo questa breve premessa, a te che sei un giovane bello e pimpante, ti consiglierò un servizio che io utilizzo personalmente da qualche anno. Come ti ho detto nel video scorso, non ti consiglierò mai dei servizi che non ho provato sulla mia pelle. E ricordati che nonostante tutti i nostri consigli, non siamo consulenti finanziari. Fai le tue scelte, informati perché sono i tuoi soldi e devi investirli come meglio credi. Perché questo strumento che sto per consigliarti è forse il più rischioso che potrei consigliarti, se non studi, eh. Ma ti assicuro che ti darà un'adrenalina pazzesca. Ed è una figata andare in giro e vantarsi di aver acquistato una bella azione. E le prime domande che i tuoi conoscenti ti faranno saranno: wow, investi in azioni, quindi giochi in borsa? Ecco, e qui ti spiego un'altra cosa. E dopo ti prometto che finalmente ti dirò che strumento utilizzare. Investire o giocare in borsa? Cosa cambia? Semplicemente quando tu vai ad investire,
Hai idea di cosa andrai a fare? Hai un piano ben sviluppato? Una serie di analisi future su cosa più o meno andrà a succedere? Quindi in poche parole hai studiato se quell'azione è buona o no? Se l'azienda ha magari in programma di lanciare in futuro nuovi prodotti? E se i rumors su di loro sono positivi o negativi? Insomma, questo più o meno è il metodo alla Warren Buffett, che studia fino al midollo quell'azienda. E questo era investire in borsa. Invece, giocare in borsa, cosa vuol dire? Giocare in borsa vuol dire trovare un'azione e scommetterci sopra. Un po' come la corsa dei cavalli. E tu, come me, magari sei un ignorante in materia. Arrivi all'ippodromo e sul maxischermo prima della corsa leggi Varen la resurrezione. Tu che sei ignorante come me, Varen ricorderai che era un grande cavallo e ti fai trasportare da questa iniezione di fiducia. E dici, questo secondo me vince di sicuro, scommettiamoci 50 euro. E fai la tua scommessa al buio, poi se vince, bene, se perde, amen. Questo è giocare in borsa, scommettere e disinteressarsi dell'azienda. E adesso finalmente il mio consiglio per te. eToro. Come ti ho accennato prima, io lo uso già da qualche anno e quindi te lo consiglio per questo. eToro ha una caratteristica, è un social trading. Ciò vuol dire che l'hanno studiato come se fosse un social network, quindi c'è all'interno della piattaforma una condivisione di pareri tra investitori professionisti e comuni mortali come me. Quindi magari puoi lì dentro andarti ad informare in base ai rumors che ci sono all'interno della piattaforma. Oppure un'altra caratteristica fondamentale di eToro è quella di replicare gli investimenti di un investitore professionista. Su eToro tu potrai copiare automaticamente tutte le mosse che faccio io. Ma questo magari te lo spiegherò più approfonditamente in un altro video. eToro, a differenza dell'altro strumento che ho consigliato nell'altro video che troverai sul mio canale, è un'azienda che è stata fondata in Israele da Yoni e Ronen Assia. E la cosa più bella di eToro non è tanto il social trading, ma come molti altri siti di trading online, ti dà la possibilità di poter investire tramite un portafoglio virtuale. Cioè, in poche parole, iniziare a simulare i tuoi investimenti ma con soldi finti. Io stesso, prima di iniziare ad investire, ho passato mesi a fare errori sulla piattaforma virtuale e la reputo perfetta per imparare. Pensi che Ferrari possa crescere ancora? Apri una posizione in Ferrari. Ma attenzione! L'ideale sarebbe aprire posizioni simulando i soldi che realmente andresti ad investire, perché infatti mi pare che ti diano $80,000 di budget, cioè non iniziare ad investire su Ferrari $40,000 se poi sai che non è la cifra che utilizzerai. Ma tanto già so che non appena arriverai subito piazzerai il tuo asso di bastoni sul tavolo e inizierai ad investire a caso. Ho fatto anche io questo errore, all'inizio ti diverti, ti senti ricco. Ma comunque provalo e fammi sapere come va. Purtroppo io devo fermarmi qui perché il video va avanti, il tempo si allunga e non possiamo farci niente. Se vuoi che ti porti un video solamente dedicato alla piattaforma eToro, il mio portafoglio, le mie azioni, quanto ho guadagnato in questi anni, lascia un commento qui sotto e noi faremo in modo di accontentarti. Giusto Pasquale? Sì, ha detto di sì. Bene, adesso l'ultima cosa e ti lascio. Ti ricordo di andare a vedere l'altro video sul mio canale. Iscriviti ad entrambi i canali e lasciaci mi piace. Supportaci per avere moltissimi contenuti al riguardo. Sono gratuiti, a te non costa niente. Pasquale, passo la linea a te. Tanta roba, dai. Massimo non finisce mai di stupirmi. E ovviamente spero anche che non smetta mai di stupire te. Non ti iscrivi al suo canale? Attento, mi presento a casa tua a mangiare tutti i giorni, a colazione, pranzo, merenda e cena. E ti ricordo che io sono calabrese. Ad ogni modo, di tutte le informazioni che hai ricevuto oggi, fanne tesoro. Però, mi raccomando, analizzale con la tua testa e poi studia per conto tuo tutti gli argomenti che ci sono stati proposti, oppure se ti reputi troppo inesperto al momento, magari vai a rivolgerti ad un professionista. Né io né Massimo siamo ovviamente dei consulenti finanziari, ma ti stiamo solo raccontando questo mondo visto dagli occhi di chi, come me e lui, lo sta vivendo di prima persona. Per cui anche noi possiamo fare ovviamente degli errori giurassici. Considera bene il tuo stato patrimoniale, il tuo stato debitorio,
la tua situazione familiare e anche ovviamente quella lavorativa. Hai bisogno sempre di adattare la tua strategia di risparmio o di investimento ovviamente alla tua personale situazione attuale, perché siamo tutti ovviamente un po' diversi. Io sono pienamente convinto che tu non sei come noi crotonesi che magari ci facciamo il panino con la parmigiana di melanzane, no? A meno che non hai avuto contatti con persone come me e ovviamente ne sei rimasto contagiato in maniera irreversibile. Vabbè, basta dire cavolati, ma seriamente, considera sempre che essendo una persona diversa da me o da Massimo, tutti siamo diversi, devi saperti plasmare le opportunità che Massimo ti ha descritto in maniera ovviamente personalizzata a te, alla tua persona, alla tua situazione totale. Non c'è una soluzione che funzioni per tutti. Un pochino come dico nel mio canale di alimentazione, Help Me Food, pubblicità. Non ci sono diete per tutti, ma solo stili alimentari che si addicono al singolo individuo. Così come in alimentazione, anche in finanza personale non ci sono strategie che funzionano per tutti. Ci sono delle linee guida invece che magari possono funzionare per tutti, ma non le strategie di per sé. Cerca per cui di capire e di carpire gli aspetti che pensi possono adattarsi poi alla tua situazione personale e poi cerca di studiare il tutto in maniera più approfonditamente possibile. Ci sono altri aspetti che devono essere anche tenuti in considerazione poi. Per esempio, se sei in grado di generare una quantità di denaro adeguata alla tipologia di investimento che per esempio è di tuo gradimento che hai selezionato, oppure se pensi che i tuoi livelli di indebitamento attuale siano troppo elevati. Ovviamente se sei un trentenne la situazione sarà diversa da quella per esempio di come me che è un quarantenne o anche di più di un 40 o di persone al di sopra dei 50. In ogni caso io e Massimo andremo ad analizzare questi aspetti che ti ho appena citato nei video successivi di queste due serie. Mi piacerebbe ovviamente sapere cosa ne pensi. Lascia un commento qui sotto e dimmi la tua opinione. Io e Massimo le leggeremo tutte le cose che andrà a scrivere e ci piacerebbe instaurare una discussione costruttiva su questo argomento. Sei un giovane come Massimo o un differente giovane come me, non importa. Basta che tu rifletta per bene sulle tue azioni, su quelle che sono le azioni che andrai a prendere successivamente. Ti ricordo che ho un account Patreon dove, se vuoi, puoi supportare questo canale con un piccolo contributo mensile. Nell'account Patreon ovviamente pubblico contenuti dedicati solo agli iscritti. Soprattutto, cosa molto importante, iscriviti al canale di Massimo Cirignotta, ovviamente anche al mio. Se il video ti è piaciuto, distruggi il pollice in su, clicca la campanella delle notifiche per non perderti ovviamente nessun contenuto successivo né mio e di Massimo che in questo momento ci sta collaborando. Per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!